posto in cima ad una vetta, sovrano sulla valle sottostante. Protetto dalle maestose cime dei monti Simbrunini a nord e degli Ernici a sud, sorge Trevi nel Lazio. Trevi è un paese dell'alta valle dell'Aniene e dell'alta Sociaria in provincia di Frosinone, che si trova nel cuore dell'Appennino dei Monti Simbruini ed Ernici, che hanno delle vette importanti in questa zona. Infatti c'è il Parco Naturale dei Monti Simbruini, che ha la zona integrale proprio nell'altopiano di Faito che si trova nel nostro territorio. È un paese di montagna e quindi con tutte le tipiche caratteristiche che questi paesi si portano dietro: inverni lunghi, abbastanza rigidi, freddi con la neve, estate piuttosto fresche e corte, spesso piovose. Non a caso i Monti Simbruini sono chiamati tali proprio perché sono subimbrunis, cioè monti sotto la pioggia. E in questa valle nasce l'Aniene e nascono molte acque che danno, ovviamente, che alimentano molti acquedotti, tra cui l'acquedotto del Sembrivio e l'acquedotto del Pertuso, che vengono utilizzati per dissetare molti paesi della provincia di Roma. Questo borgo, che al viaggiatore si annuncia con la svettante torre del suo castello, conserva nel suo territorio tesori nascosti e vetusti ruderi, testimonianza di popoli che l'attraversarono o l'abitarono. Splendide acque che sgorgano impetuose, spumeggianti, cristalline dalla dura roccia, alimentano lo scorrere del fiume Aniene, che percorre con il suo flusso, a tratti calmo, a tratti veemente, i boschi e le valli di questo meraviglioso ritaglio laziale. La natura, che rende la terra feconda e al riparo da ogni pericolo, rende l'intera area un ottimo luogo di residenza, abitato sin dai tempi più remoti da popoli e genti. Trevi nasce come paese in età preromana, è un pagus degli Equi, conquistato da Sempronio insieme agli altri 44 pagus degli Equi nel 304 avanti Cristo. Da quel momento in poi entra sotto la dominazione romana e vi resterà per tutto il periodo tardo imperiale. L'importanza strategica in quel periodo del nostro paese è rappresentata dai monti, che costituiscono ottimi pascoli estivi per le greggi di Roma, e dalle acque. Infatti in questa zona partono gli acquedotti dell'Anio Vetus, nella zona a valle ovviamente dell'Aniene, vicino il comune di Agosta, e proprio invece in Trevi parte l'acquedotto dell'Anio Novus, il secondo tratto fatto costruire da Cuccea Nerva, in quanto il primo tratto fatto costruire da Caligola arrivava fin sotto le propaggini di Subiaco. Nel periodo tardo imperiale Trevi, che conserva molte ville, anche resti di ville imperiali importanti lungo il fiume, c'è la villa di Nerone in Subiaco, che allora non esisteva ovviamente come paese, c'è la villa di Traiano e di Antonini sugli altipiani di Arcinazzo, e ci sono tantissime testimonianze di reperti storici archeologici dell'età imperiale di Roma, tra cui la più importante è l'Arco di Trevi, che rappresenta la costruzione di un acquedotto che alimentava molto probabilmente la villa imperiale di Traiano e le altre ville che si trovavano nella zona degli altipiani.
Le antiche ville romane sorgevano nell'attuale area archeologica comunanque, il cui nome riflette la ricchezza di acque data dalle sorgenti e dal confluire del fiume Simbrivio nell'Aniene. La bellezza e la varietà di questa terra conduce ancora oggi molti viaggiatori alla scoperta del piccolo paese di Trevi e dei paeselli che lo circondano.